Questa canon odia le persone con la barba. Esatto, vorrei. Che figli della merda! E quindi aia. Salve a tutti ragazzi! Ciao! Ben ritrovati, direi, visto che è passato un'estate, l'estate sta finendo, gli amori non sono mai arrivati. Qualcuno li conosce e oggi siamo qui. Oggi siamo qui per parlarvi, rimaniamo in tema, per parlarvi di un personaggio del mondo di D&D che assieme al Minister è probabilmente la colonna portante, l'eroe per eccellenza, anche l'immortale più potente che ci sia. Sì, assieme a lui. Sì, certo. Io credo che questi due personaggi, il Minister e quello che stiamo parlando, diventi immortale. Infatti. E di chi stiamo parlando? È talmente tanto famoso, ragazzi. Un elfo scuro, e già avevo detto tutto. Rinnegato dalla sua patria e dal suo popolo, il cui nome è Drizzt Do'Urden. Buon vecchio Drizzt. Drizzt Do'Urden, che viene dalla città più famosa, probabilmente, o una delle più famose dell'intero Forgotten Realms, ed è Menzon Barranza. Io userò lui come se fosse una specie di gobbo. Non è staccato, no, tutto non attaccato. È staccato, è lui che non sa dire il resto. No, però e poi è anche figo un po' mezzo, e tu dici mezzo, mezzo, invece no, è mezzo. Allora, sì, città. Probabilmente una delle città più grandi e più importanti del mondo del Forgotten Realms, il sottosuolo, tra parentesi, il sottosuolo. Capitale dei cattivoni elfi oscuri, e questo Drow, o se volete in lingua antica elfica Darao, questo elfo oscuro sarà rinnegato, si autoesilierà. Sì. Scapperà da questa città perché sarà probabilmente uno dei, ne capita, uno su 10 miliardi di anni un elfo oscuro buono, tipo, cioè sì, non condivide assolutamente i precetti della loro divinità. Sì, sì, di Lort e di tutti gli insegnamenti per tutti gli insegnamenti che non si possono, non puoi farlo fare così, ho capito? Ha fatto il cough. Però Lotto, guarda, che è buona, c'ha quelle Kelly ogni sì, tanto. Sì, quella non ci dice. Quella massa. Poi fa le uova, cioè vai, comunque. Bello. Bello. Mi sto arrabbiando adesso. Quindi, fuggirà da questa città, tra l'altro sarà una fuga difficile, perché perderà l'unica persona che gli ha voluto bene, diciamoci la verità. Padre e mentore. Suo padre e mentore, sì, è anche il primo che lo ha addestrato nelle arti da guerriero. Io lo chiamo Zack, proprio, tu dai il nome completo. Zack Nafane, per gli amici Zack. E scapperà da questa città assieme a, ecco, forse il compagno, ecco, forse il primo e il più compagno di lunga data di Drizzt, perché è quello che rimane con lui per sempre quasi. Sì. E io anche qui io non è proprio una disincanti, non è una sparita. Anche qui io la chiamo Gwen, però prego, tu dai il nome completo. Gwen Weaver. È uguale. Gwen Weaver. Gwen. Ciao Gwen. Zack Nafei. Ecco Zack, dai. Comunque. Ma il vicino di Bano. Ma Gwen, Zack, tutto a posto. Gwen, lasciato muoio, Gwen! Veramente una pantera, un po' napoletano, un po'. Quindi fuggiranno, arriverà in superficie, e non sarà facile per lui perché, essendo un elfo scuro, la superficie gli fa male, il sole gli fa male, la sua vista, lui è adatto a una vista crepuscolare, all'inizio si troverà praticamente quasi cieco. Assolutamente. E lui si ritroverà, spunterà, diciamo, con un coniglio al di sopra della spina dorsale del mondo, nella zona di Iceland. Nella zona dei ghiacci perenni, e incontrerà quelli che poi diverranno la compagnia della sala, i compagni di Drizzt, che saranno, partiamo subito da Brennor Pathhammer, un nano che rompe il culo, cioè proprio è proprio il nano. Un nano che contro. Yes, e se vi volessi dare una similitudine, direi Gimli, ma non è neanche Gimli, perché lui, cioè, è come Gimli, ma è anche un nobile, cioè anche nobili natali, quindi, cioè, erano Brennor,
Era il capo del clan dei Batatapar. Poi ha due figli adottivi, perché lui non ha mai avuto dei figli nani, però ha avuto dei figli umani. Come era burbero e rompì male. Sì, era un po' difficile starci assieme, farci diciamo una famiglia. Ha dovuto penare Wulfgar. Eccolo appunto, Wulfgar il barbaro e poi Catiline. Umano. Umana, guerriera, sì, tutti e due guerrieri sì. Umani. E Driz si ricongiunge, diciamo, non subito, ma si unisce a loro anche grazie all'apporto di Regis, sì. L'Huffling, che è l'ultimo che chiude questa compagnia, che è anche quello, lo spirito. Sinceramente, più... quello che mi ricordavo di meno di loro. Beh, però Regis dai, ha avuto delle parti. C'è tutta una saga dedicata a lui, e poi sì, lui con la gemma, lui aveva la gemma che. Ti stordiva le cose, vabbè, tipico Huffling, un po' ladro, dai. Lui si farà addestrare una volta arrivato in superficie da Montorio, un ranger umano, e quindi... Ed è lì che abbraccia anche la fede. Sì, la fede in Mierichi, che a me non va bene. È una fede però, è un po' una fede pragmatica, nel senso non è Driz, non è uno che prega o si mette lì, no. È più una cosa spirituale, tipo... Sì, che... dei favori. Ti seguo i tuoi precetti, un po' tipo, non so, shintoismo. Va tutto bene, ma non ti prego. Più una filosofia, ecco, che sì. Una religione. E lì nasce la classe di Driz, perché magari è nato come un guerriero, ma poi lui diventerà un ranger a tutti gli effetti. Imparerà a seguire le tracce assieme a Gwen, imparerà a usare l'arco, le frecce, oltre che a usare le sue armi predilette, le armi predilette dei guerrieri Drow, ovvero le scimitarre, le spade. Sarà una serie di peripezie che lo porteranno a incontrare amici, oltre ai suoi compagni, e molti nemici. Di una potenza sempre più crescente, possiamo dire. Abbiamo da nemici più subdoli a nemici proprio più potenti si potrebbe dire a livello ruolistico di livello, ma a livello alto. Quindi batte soltanto intellettualmente. Sì, sì, perché poi Driz non è soltanto... Voi dovete prendere il personaggio come una... non solo forte nel combattimento. È un guerriero al 100%, così usa la testa per combattere. È intelligente, ma anche se ci pensi nei discorsi, perché lui molto spesso si incontra con regnanti, mi viene in mente la regina di Silvermoon, che poi lì c'ha pure una cottarella. Lì c'è lo charme, cioè proprio un personaggio al 100% in ogni caratteristica. L'equipaggiamento di Driz, che noi qui ci siamo segnati tutto, le due scimitarre. Quali sono queste due scimitarre, mi dica? Morte gelida. E Lampo. Due nomi discreti, uno è Morte Gelida, che già lì... Si capisce anche sì, quali siano le loro... Sono, diciamo anche che sono due lame potenti, incantate. Morte Gelida, ad esempio, è diciamo, super efficace, se vogliamo parlare da Pokémon, contro il creatore di fuoco. E Lampo, invece, c'è questa scimitarra che si illumina e che è... c'è il pomello che si illumina ed è molto veloce. Dona più velocità sull'attacco. E sulle sue mani... Che c'è velocità. Poi tipo avrete presente Gaemon, ecco quello. Non lo vedi nemmeno. E morte, ecco, moriamo. Morte gelida. Voglio sentirti. Ci riesco. Non è che non voglio, è che non no, c'è. Abbiamo il nome. Tutto drago, quello prima. Ghiaccio, okay. Merda. Non lo so dire, c'è un nome. Dai, aspetta, faccio pure vedere. Leggi qui. Igerocastimilizian. Ingelo a Castimisilian. Quello, ecco, appunto. Quindi c'è quel maledetto coso lì, quindi uccide un drago. Il drago di ghiaccio, non è un coso. Ok, assieme a Wulfgar fa fuori un drago di ghiaccio. Ok, poi un branco di matti, un branco di maghi completamente fuori di testa. Una famiglia che io mi ricordo quando lo lessi mi innamorai. Perché erano dei maghi comende pazzi, scritteria, c'era una famiglia che ama fare, come si può dire, esercitarsi, fare incantesimi un po' al di là del proibito quasi. E praticamente tu arrivi da loro ed è una zona di magia del caos. Di magia caotica, sì, ecco, veramente hanno piegato la trama in quel punto e quindi... cioè castelli che lievitano, acqua che invece di scendere sale, e mi ricordo che c'era un fratello, tipo un cugino che si era fuso con un elemento per sbaglio con un elementare dell'acqua.
Cioè, ma poi la cosa incredibile è che loro non ci rimangono, questa famiglia, questi Apple, non ci rimangono male. Nel senso. Prendono così è come. Succede, sta facendo la magia e mio fratello è esploso. Oh, che capita? Io ho perso il terzo fratello, come è esploso? Succede. È la magia, è strana la trama. Quindi c'è questa famiglia qui, dove prende lampo, bracciali che lui gli danno la velocità, che però lui, essendo già bravissimo e super veloce con le sue braccia, le sue mani, non le applica perché altrimenti si sbilanciava, e le mette invece alle caviglie e quindi può anche correre un secondo più velocemente, non doppia la sua velocità. Una cotta magica che devia i colpi o comunque diminuisce l'impatto. Mantello verde, voi immaginatevelo come un ranger, infatti c'è anche l'arco, lo spezzacuori, Tomariel. Con una ferrera di frecce infinite. Sì. Tutti i nemici, ne abbiamo. Per quanti nemici ho, devo fare una lista. Sì, ne abbiamo una. Vi introduco l'acerrimo nemico, Artemis Entreri. Ovvio. Artemis è un umano. Esiste anche l'altro che gli va pari, solo perché va sempre insieme a Artemis Entreri. Zarlaz. Il buon vecchio, lui è il mercenario capo di Bregand Art. Però Jarlax è più caotico, sì, più che malvagio è caotico, cioè, in qualche saga si è anche alleato con Driz ogni tanto, sì credimi, una volta sono stati anche buoni. E invece Artemis ha sempre odiato Driz. Artemis ha sempre odiato Driz, era l'unico che gli teneva testa, sempre solo sconfiggere. Artemis era un ladro barra assassino di livello molto alto, anche arrivando quasi a farsi soggiogare da Crenshaw, sì, pur di sconfiggere. Sì, perché lì era l'odio che provava. Un po' come Vegeta che si fa prendere dal male di Majin Buu, yes, per sconfiggere. Yes. In una saga lui affronta Arklen, Gret, Valindra, poi Sazam, si allea con compagni improbabili, ad esempio mi viene in mente il capitano della nave della folletto di mare, Deodermont. Ti viene un pirata, però un pirata onesto. Deodermont è un pirata onesto, ha il suo onore. Sì, piano piano, Driz, da quella landa di ghiaccio dove è uscito, diventerà Nefferun uno dei personaggi più famosi, oltre che essere importanti, anche famoso all'interno del mondo, i suoi compagni. Per esempio, se qualcuno nasce e chiede chi sono gli elfi oscuri, tutti gli ne parlavano male, ma poi quando arriva Driz, quando vedono le gesta che compie Driz, dicono, anche le persone iniziano a dire sì, ma gli elfi oscuri sono malvagi, però c'è Driz, che ci sono delle eccezioni, c'è quel Driz, quella leggenda, perché Driz è questo che diventerà nel corso delle sue saghe una vera e propria leggenda. Affronterà fra l'altro anche creature di altre dimensioni. Crescinibon, perché lei è Crescinibon. Un drago rosso, Hephaestus, la manifestazione dell'unione fra questo drago rosso e Crescinibon, un drago spettro, cioè saliamo sempre di più di livello, veramente. Hertu, un Balor, Shimmergrum, un drago d'ombra, tra i draghi li facciamo fuori tutti, e riconquista le città perdute come ad esempio Mithra Hall. Perché vi sto parlando di Driz? Perché l'Armenia Editori ha riacquistato i diritti, li sta riproponendo. Grazie. Tutte le della vecchia saga la sta svecchiando, perché adesso li sta ristampando, sta anche ammodernando la grafica dei libri. Molti soldi. E inoltre sta arrivando anche a completare il ciclo che in America è già finito, di Salvatore. Noi adesso si sta iniziando la penultima saga e poi ci sarà la saga in cui finiranno le gesta di Driz, forse, perché Driz è un po' come il Minister, secondo me, non può finire mai. Quindi io vi consiglio di leggervi di tutte le saghe, anche perché la scrittura di Salvatore è eccezionale, matura, bellissima. A me è piaciuto, io l'ho letto fin da quando sono bambino, ragazzi, quindi lo amo. Siamo talmente vecchi che abbiamo visto i primi libri. Siamo invecchiati con Driz noi, veramente. Abbiamo passato millenni assieme a lui. È tutto per questa volta. Io, Sandro, e il mio gobbo Gaetano, vi ringraziamo e alla prossima. Arrivederci. Ciao.